Suor Roberta, iniziamo con il racconto del percorso che l'ha portata laddove ora è. In tempi brevissimi, allora il percorso è un percorso anche molto semplice, nel senso che io sono una persona che è arrivata alla cresima in quinta elementare, non vedeva l'ora di uscire dalla chiesa e da lì ha iniziato un percorso di, non dico neanche di allontanamento, nel senso che tutta la mia adolescenza e la mia giovinezza io l'ho vissuta con due motivi fondamentali. Uno, la ricerca della verità. Cioè, per me era prioritario capire, sembra banale, però io mi ci sono giocata la vita con questa cosa, capire il perché della morte, cioè persone che amavo, che se n'erano andate e quindi l'assurdo della vita. La vita per me era un assurdo se non riuscivo a sfondare questo. E poi la libertà. Io sono stata da sempre profondamente ribelle ad ogni autorità, ad ogni potere costituito, no? E questo mi ha portato a fare un percorso di avvicinamento alla sinistra extraparlamentare, ma quella dura, quella brutta, alle tematiche del femminismo. E prima la Chiesa non era un problema, né Gesù né la Chiesa. E poi di fatto ho vissuto un anticlericalismo di quelli seri, arrabbiati, proprio ideologici in qualche modo. Dentro questo, e quindi le scelte di conseguenza, tutto è lecito, provare tutto. Una cosa non ho provata, non ho provato la droga. I miei amici erano degli amici cannaroli a un certo punto. Io non ho mai voluto cedere alle sostanze, talmente. Come dire, talmente importante per me capire chi fossi ed essere presente a me stessa e di non dover sottostare neppure a una sostanza. E poi il 23 settembre del 1987, in un momento di profonda disperazione, grande riuscita dal punto di vista umano, professionale, veramente grande riuscita da tutti i punti di vista. Però con una crescente disperazione dietro perché niente aveva risposto in fondo a quello che cercavo. Ecco, quel giorno a Tranello mia sorella mi fece conoscere, mi portò da un prete, cioè Quanti anni aveva? 23 anni e mezzo, quasi 24. Io credo che, cioè, la cosa peggiore che potesse capitarmi nella mia vita era incontrare un prete. E comunque, per un inganno, mia sorella mi fece conoscere questo normalissimo parroco di campagna, il quale quando mi ha visto mi ha detto: "Ma Dio ti ama". Questa cosa ha attraversato la mia anima, perché io ho cominciato a piangere, non piangevo da anni. E mentre piangevo ero arrabbiatissima con me stessa perché dicevo proprio queste parole, come una donnetta davanti a un prete vieni a piangere. Da lì è iniziato. Io sono stata cercata da Dio quando io non lo cercavo, non solo non lo cercavo, ma non lo volevo. Da lì è partito il mio cammino. Ho conosciuto una persona che è Gesù. Ho compreso da essere amata che la verità e la libertà che cercavo erano con Gesù. Da lì è partito tutto. Quindi è una storia molto semplice, anche molto banale la mia. Sono stata lunga? No, perfetto. Ha incontrato Gesù, però l'ha scelto attraverso il Sì, francescanesimo. sì. Come mai? Ti confido che quando ero piccolina e andavo alla scuola materna, ci sono andata solo un anno perché mi ammalavo sempre, perché non sopportavo le suore che erano lì all'asilo. Cioè, io le sdraiettine dove di pomeriggio bisognava dormire, io me le ricordo ancora col terrore, capito? Le sdraiettine con i colori lunghi, una cosa allucinante. Le vorrei adesso per dormire dopo pranzo. Comunque, c'erano queste suore francescane. E me le ricordavo veramente, erano tanto buone, ma io avevo questo ricordo dell'asilo. Però, poi con la conversione, a me questa presenza francescana mi è tornata dentro. E un giorno questo parroco mi portò per la prima volta in Porziuncola. Lì, ecco, questa presenza che c'era un po' ancestrale, no? Nella mia vita di Francesco, lì si è fatta presente in Porziuncola. La Porziuncola è il vero grembo che ha generato la mia vocazione e
e me anche come persona, perché la Porziuncola resta il luogo dove io vado per avere pace, per avere risposte. E quindi Francesco mi ha proprio accompagnata. E poi la vocazione è stata una meraviglia, perché la mia è una vocazione un po' particolare, nel senso che nel codice di diritto canonico non c'è. Però c'è nella Chiesa, perché la mia regola è approvata, non sono una di quelle che vanno in giro, no, è tutto regolare. Io sono diocesana, nel senso che la mia obbedienza è direttamente al Vescovo, non vivo in un istituto religioso. Però la dimensione francescana, che sembrava all'inizio di questa consacrazione che dovessi in qualche modo sacrificare, perché non si capiva come comporre le due cose, poi una mattina lì alla tomba di San Francesco mi è sembrato tutto così chiaro, per cui sono andata dal vescovo, gli ho presentato questa cosa col mio parroco, cioè il parroco mi ha presentato. E il vescovo ha detto, invece che dirmi la solita matta che se vuole inventare qualcosa, come io mi aspettavo e come io avrei detto al posto del vescovo, ha detto: sì, riconosco questo, bella questa anche chiamata francescana nella nostra diocesi, fra 3 mesi fai i primi voti. Io devo ancora dirlo ai miei, cioè, ecco, e così è andata. Francesco resta, io difficilmente parlo di Francesco, questa è una delle poche, delle rare volte, spero adesso di non iniziare, senza commuovermi in fondo. Francesco per me, eccolo, sento che sta, che non arriva, è la bellezza. Francesco, c'è un episodio di Francesco che mi ha davvero generata, ed è Francesco nella piazza del Vescovado, quel restare, eccolo, non voglio commuovermi, quella libertà di Francesco e quella confidenza piena nella Chiesa, questa è la cosa che a me mi ha conquistato, di tutte le... E poi il fallimento di Francesco con il suo ordine, sono i due momenti di Francesco che hanno sempre il potere di commuovermi. Il fatto di non portare il velo è una scelta? Oddio, questa è una domanda alla quale io non so rispondere, perché è stata una cosa così naturale per me, è una scelta, ma non di quelle cervellotiche, è stato naturale. Il velo è un bellissimo segno nuziale, ecco, io però vivo in un quartiere, la mia è una chiamata a stare, a portare il carisma della vita religiosa proprio in mezzo al quartiere, io vado a fare la spesa col carrellino al supermercato. Allora il velo pareva a me, ma ripeto, non è una critica al velo assolutamente, però a me, per la mia consacrazione, mi pareva un segno come di divisione, e per me il segno nuziale è l'anello. È l'anello nuziale. Quindi è una scelta, sì, ma non saprei neanche, è nata così, naturale, senza opposizione al velo o meno. Io sono una sposa che ha un anello nuziale come qualunque ragazza, qualunque donna che si sposa e che si infila l'anello. Mi corregga se sbaglio, ma se ho letto bene dalla sua biografia, era un agente commerciale di un'importante ditta di pubblicità per un importante gruppo editoriale. Sì. Allora, che cosa ha imparato del mondo della comunicazione? Che cosa le piaceva e che cosa non le piaceva o non le piace? Io sono un po' un animale della comunicazione, ma perché mi è naturale. Ecco, e quindi mi sono trovata in un ambiente fantastico. Fantastico nel senso che il mio ambiente di lavoro, dove ovunque sia approdata lì nell'ambito della comunicazione, è stata veramente un'esperienza molto molto bella. Ancora ho vecchi colleghi che mi cercano, che ci rivediamo. Quindi a livello umano io ho trovato un ambiente ottimo. Devo dire che gli ultimi tempi, quando maturavo la scelta vocazionale, io ho dato le dimissioni. Perché in quel momento, quel mondo, facevo fatica a viverlo in quel momento della mia vita, perché insomma in qualche modo bisognava vendere qualche cosa che a certi tratti non mi rispecchiava più. Infatti gli ultimi mesi ho lavorato in una cooperativa accompagnando i malati di AIDS,
verso il loro percorso. In quel momento io non potevo più vivere quello. Poi l'ho recuperato, poi nel corso della mia consacrazione, di fatto, fra i servizi che la Chiesa mi ha chiesto di fare attraverso la mia obbedienza, è tutto il mondo delle comunicazioni, nelle quali tuttora io lavoro stabilmente. Però mi è stato restituito in un altro modo, in una forma che, dove io adesso sono me stessa. In quel momento di transizione... No, non ce la faccio. Poi sai, io vendevo pubblicità per i mezzi di comunicazione, per cui ed ero bravissima, però ero brava perché in fondo non avevo scrupoli. Quando poi ho cominciato ad avere una coscienza, a volte pesava, ecco. Adesso il mondo della comunicazione sono soprattutto i social, social sì. Network, la lezione che farà fra pochi minuti. Che spero che non sia una lezione, non li voglio far dormire. Allora l'incontro, l'incontro che sarà per Festival Francescano è proprio questo, le relazioni al tempo dei social, che cosa dirà alle persone? Dunque mi è stato chiesto di parlare dell'amore, no? Le relazioni d'amore al tempo dei social, ma io dirò che i social di per sé possono essere un'opportunità come invece possono essere un grande dramma. Quello che dirò soprattutto non sarà solo puntato sui social, ma sulla mentalità di internet, che è una mentalità che ragiona sull'impulso, che ragiona sull'attimo, sul momento, e che ha creato proprio delle nuove connessioni neuronali, ha creato una nuova mentalità proprio anche biologicamente che affonda in trasformazioni plastiche dei collegamenti, no? Dei neuroni nel nostro cervello, dove noi siamo di fatto un po' incapaci a ragionare sul progetto, sull'orizzonte, sulla storia. L'amore è una storia. Allora, i social investono su quello che è l'attimo dell'impulso dell'innamoramento, sembra che sono fatti apposta, però ti introducono in una realtà frammentata che rende estremamente difficile e improbabile, per alcuni motivi che dirò dopo, mica te li devo, ecco, improbabile una storia d'amore. Quindi sì, è certamente possibile ancora ad amarci, perché l'amore è ciò di cui siamo intessuti. Temo che pagheremo sempre più un prezzo alto di sofferenza, però, per le costruzioni delle relazioni d'amore. Questo io credo che sia il prezzo che pagheremo, che stiamo già pagando, purtroppo. I giovani e il sesso. Lei è esperta di morale sessuale. No, stavo aspettando, lei è esperta no. di morale no. sessuale. quando li incontra. Cosa le chiedono innanzitutto? Che cosa vogliono sentirsi dire? Perché tante volte i ragazzi hanno bisogno di sentirsi dire dei messaggi forti. Mi chiedono perché la Chiesa non vuole rapporti prematrimoniali, perché la Chiesa non vuole... Io non rispondo mai a queste domande, perché sono sempre il frutto di una profonda ignoranza della Chiesa di Gesù, quindi non mi metto, perché poi conosco queste cose, quindi non mi metto su questo piano. Cerco di rispondere a quello che invece sono i desideri che hanno dentro e di dire quello che il grande maestro, che è Giovanni Paolo II, disse a noi che eravamo a Tor Vergata nell'anno 2000, quando disse: in realtà è Gesù che voi cercate quando cercate la felicità, è lui che tanto vi attrae. Allora cerco di fare quello che faccio anch'io per me, in fondo, no? Di risalire le strade del cuore per capire se davvero la domanda che hanno nel cuore è quella, o se quella domanda invece nasconde un desiderio di felicità che chiede altro che non il rapporto prematrimoniale, che altro, e così via. Quindi risalire le strade del cuore, dove lì, no, Sant'Agostino dice, rientra in te stesso, perché lì c'è una verità che rende ragione dei perché, dei sì, diceva Benedetto XVI, anche Papa Francesco, ci sono dei sì, cioè se una donna si sposa, voglio dire, dirà dei no. No, normalmente bisognerebbe far così. Se un uomo si sposa, no, poi mi dicono: ma una consacrata senza l'esercizio della sessualità, ma come fai? Ma tesoro mio, ma se tu sposi tua moglie, dici sì a una donna e dici no, si spera, a un mondo di donne. Cioè non possiamo prendere tutto, no? C'è una scelta che è motivata da un amore più grande. E questo, allora, aiutare ciascuno di noi, perché questo è un lavoro che devo fare anch'io con me stessa, nessuno è arrivato da nessuna parte,
aiutare a capire quello che davvero fa bene, quello che davvero desidero. Questo mi sembra è quello che io faccio, senza mai fare sconti alla dottrina cattolica, perché per esperienza personale io ho visto che la vera libertà anche in questo ambito io l'ho trovata nell'obbedienza alla sapienza della Chiesa, per cui quando faccio un corso di educazione all'affettività io insegno senza fare sconti la dottrina della Chiesa, perché chi sono io per dire questo sì, questo no, fin qui, fin là? Questa è una sapienza che ha dato buoni frutti, è una sapienza che credo che, no, che venga da una parola che è verità. Ed è una sapienza nella quale io credo, perché ho visto nella mia vita che avere nella vita di tanti altri è alta, è pesante, pazienza, ma io non è roba mia, non è che posso fare sconti. Questo però affascina, cioè non sono gli sconti che affascinano i ragazzi, quello che affascina è una meta alta, magari da dire guarda sei matta, non ne voglio sentir parlare, ma che ti resta dentro come lavoro interiore. Noi non dobbiamo convincere. Dobbiamo presentare Gesù Cristo e poi è Lui che fa le cose. Grazie. Prego, grazie a lei.